Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 17 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Domenica tutto dedito allo shopping? Metà settembre e se il meteo oggi non presenta le caratteristiche desiderate, rinunciate all'escursione nella natura o alla scappata al mare. Anche la città dopo tutto ha i suoi pregi, qualche bella mostra, quartieri da riscoprire e poi negozi, mercatini tentatori, con tanta bella merce colorata, frutta e verdura autunnale, felpe e golf nelle tinte di moda e tutto il vintage che adorate rovistare. A fare spese dunque tra negozi e bancarelle, la prima impressione è quella di confusione, troppi stimoli vi mandano in tilt, cambiando in poche ore tutte le vostre decisioni. Se siete in cerca di un regalo, qualunque cosa scegliate sarà denaro ben speso, oggetti carini e libri divertenti, molto graditi dal destinatario perché gli parleranno di voi, trasmettendogli il vostro affetto. Per chi lavora nel commercio o ha appena aperto un locale pubblico, buoni profitti si preannunciano all'orizzonte, forse non siete ancora usciti dalla crisi ma almeno vedete il chiarore alla fine del tunnel. Nella coppia sussiste solo un'attrazione fisica con povertà di sentimenti, lo scopo dello stare insieme è semplicemente fisico. L'amore che potrebbe nascere risente molto di tanta materialità ed è poco aperto ai sentimenti e all'amore vero. I single potrebbero vivere qualche esperienza con persone impegnate e molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l'amore. Lasciate che i dubbi che vi investono sulla persona amata se li porti via il vento. Con il tempo imparerete a distinguere le naturali incertezze con i dubbi immotivati che potrebbero farvi soffrire inutilmente. Chiarimento in arrivo su vari fronti, alcune persone vi cercheranno per rappresentarvi le loro lamentele, altri potrebbero comunicarvi decisioni importanti. Sarete molto loquaci e buone nuove vi attendono, solo come al solito sarete più distratti del solito. Oggi tutto sembra essere comunque noia, cercate di distrarvi e di concedervi quale ora di relax in pace. Oggi molte telefonate noiose, non spegnete il cellulare, perché tra le tante potreste riceverne alcune piacevoli e in particolare una importante. Fate in modo che il vostro telefono sia libero. Oggi potreste avere dei piccoli contrattempi e accorgervi che alcuni prodotti che usate abitualmente vi mancano o stanno per terminare. Aprite gli occhi su alcune persone che vi circondano e il cui unico scopo è carpirvi confidenze per poi spettegolare in giro e criticare perfino il vostro punto di vista. Mantenete a distanza gli importuni particolarmente oggi. Astenetevi da dare giudizi affrettati. Potreste essere smentiti. In molte situazioni potreste anche trovarvi in difficoltà. Negli ultimi tempi vi difettano coraggio e pazienza, anche la costanza non è il vostro forte in questi giorni e dovrete affrontare in giornata situazioni che ne richiedono tanta. Transiti celesti belli vi gratificano, con qualche eccezione, che vi può far sembrare più imprevedibili e controcorrenti del solito, trovandosi in angolo disarmonico per voi. Saturno, Mercurio, Marte e Nettuno, in posizione felice vi donano lo scatto muscolare unito alla rapidità d'azione e all'agilità delle gambe. Vi piacerà lanciarvi negli sport che vi strappino alle vostre abitudini sedentarie. Andate forti soprattutto negli sport acquatici che si ricollegano al vostro elemento d'elezione, l'acqua, appunto. Stanchi, spappolati, meno male che di domenica non avete impegni impellenti e potete prendervela comoda, cincischiando come più vi piace tra le bancarelle del mercato dell'ortofrutta o quello delle pulci, ma perché no, anche errare in casa senza combinare nulla. Magari poi ve la prenderete con voi stessi per aver sprecato tempo libero inutilmente, ma se pensate quanto fa bene per allentare la tensione e rilassarsi, non avrete a pentirvi di questa scelta. Con la Luna e Marte in dodicesima casa avete bisogno di tempo e di calma per raccogliere le idee e allentare morsa dello stress. Essere già così sotto pressione a metà settembre è davvero improponibile, avanti di questo passo a Natale avrete i capelli ritti per l'elettricità incorporata invece di parlare urlerete, datevi una tregua. Amore ed Eros. Possessività inspiegabile,
il partner è già tutto vostro e vi vuole un gran bene, semplicemente fatica a esprimere i sentimenti. E allora fatelo voi invece sua, con il buon esempio imparerà prima, come un cucciolo accolto a vivere in famiglia, dove vigono regole ben precise. La luna sorride al vostro segno essendo positiva dal buon vicino segno della bilancia e vi colma di un gusto per la vita che condividete con la vostra anima gemella, specie se festeggiate il vostro compleanno in ottobre. Se il tempo ancora lo permette e se vi trovate nella località giusta con il vostro, o la vostra, partner, coltivate passioni sportive come il nuoto, le passeggiate al mare, le gite. Non si esclude un recupero del dolce far niente che voi tanto amate. Successi di un certo rilievo registrano i single di tutte e tre le decadi. Lavoro e denaro. Pomeriggio da dedicare alle iniziative insolite, magari attività di volontariato o visita a parenti anzianotti e noiosi, che frequentati una volta o due all'anno si sopportano, altrimenti ci sarebbe da fuggire in Australia. Spesucce e spesone sostenute con animo sereno. Se all'inizio dell'anno scolastico o per celebrare un anniversario avete in mente di dare una festa, comperate addobbi, piatti e bicchieri di carta e naturalmente una tonnellata di alimenti sfiziosi, un primo robusto, preceduto da stuzzichini e seguito da un ottimo dolce. Nettuno in ottima posizione per la terza decade, apre a soluzioni che altri non si sognavano minimamente di realizzare. Riuscite a imporvi su altri colleghi più convenzionali inserendo un tocco della vostra estrosa creatività. Benessere. L'energia fatica a risalire, fiaccata da una settimana stressante che non vi offre molte alternative, o rimanete in campo e giocate o altrimenti vi fate una dormita. Domani è un altro giorno, si vedrà. Per lei, riflessioni sul passato, tipiche dei weekend di fine estate, bulimici negli acquisti. Malinconici nei ricordi. Perché la sera che anticipa ogni giorno un po' vi riporta indietro alle vostre paure infantili. Per lui, sbagliate a rinunciare a lottare solo perché i vostri sogni oggi vi appaiono a distanza galattica, le cose possono cambiare in un minuto, perciò tenetele in caldo. Colore delle emozioni, Bordeaux. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.